Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ecco che è stata scoperta la Patria. Signora, le rendiamo anche un omaggio più reale. Non t'avevo visto, scusa. A favore delle telecamere. Questo luogo di accoglienza turistica e ospitalità è dedicato al Cavalier Gianni Radici, ambasciatore della Valseriana nel mondo, a memoria della sua grande passione imprenditoriale e del suo sconfinato amore per le montagne natie, comunità montana e promosiero. Sono felicissima di essere qui tra voi perché in effetti fanno una cosa che è un evento che anche Gianni sarà contento, perché diciamo che fra tutta la Valle Seriana è la prima che fa questo centro qui, è il primo che viene fatto in onore di mio marito. Logliate è il centro di informazione e accoglienza turistica della Val Seriana, in questo caso della Val di Scalve. Riconosciuto ufficialmente nel marzo dell'anno scorso, ha subito dei lavori di forte manutenzione e ristrutturazione ed è oggi operativo. A partire da gennaio c'è stata la prima riapertura, anche se non ufficiale, oggi l'inaugurazione, che segue ad un periodo assai lungo nel quale abbiamo spinto perché si arrivasse a una riqualificazione non soltanto della parte strutturale dell'edificio, ma una riqualificazione anche dei servizi all'utenza, in modo tale che si possano dare delle risposte ai turisti che accalcano il territorio della Val Seriana e della Val di Scalve. Il sindaco Loiat valorizza anche la posizione centrale rispetto alla valle. Certamente sì, credo che sia stata la ragione principale per la scelta che è ricaduta su questo edificio, che peraltro nacque fin dall'inizio come ufficio turistico costruito dall'allora comunità montana. A noi chiaramente fa piacere che venga in qualche modo valorizzata la valenza strategica della posizione di Ponte Nossa come località che si addice e si presta per l'erogazione di servizi, e questo che si attesta all'interno di uno dei nuovi filoni di sviluppo che è il turismo, certamente fa piacere e aiuta a considerare Ponte Nossa all'interno di un sistema più vasto che, con il suo ruolo e con le sue peculiarità, dà il suo contributo. Orgoglioso di poter annunciare che l'altra sera il CDA del Parco della Robbia ha aderito alla grande famiglia di promosieri, quindi uno degli altri nomi importanti che faranno parte della famiglia di promosieri, che assieme ai 38 comuni della Val Seriana e i 4 Val di Scalve rappresenta sicuramente il meglio per quanto riguarda l'offerta turistica, la conoscenza e l'imprenditorialità. Auguriamoci veramente che questi prestigiosi marchi abbiano la fortuna come ha avuto il grande imprenditore Gianni, il dottor Gianni Radici, a cui è dedicato questa nostra struttura.